Non c'è alcun dubbio che ChatGPT, nel bene o nel male, stia facendo parlare di sé. Tutti lo usano, tutti ci giocano e tutti stanno iniziando a fare cose più o meno carine. Da generare codici in Python o, che ne so, in HTML, a addirittura farsi, seppur in parte, generare la tesi di laurea. Io dubito che ChatGPT abbia bisogno di una vera e propria presentazione, perché io sono sicuro che tutti quelli che guardano i miei video sanno di cosa io stia parlando. Tuttavia, per quelli di voi che non sanno cosa sia ChatGPT, farò una breve introduzione. ChatGPT è un modello di intelligenza artificiale che, dato un input, una domanda, una richiesta, riesce a generare del testo. E il modo con cui lo genera è molto simile a come lo farebbe un umano. E non solo è capace di generare testi, ma anche di generare codici, tipo codici di programmazione. Io stesso, prima di venire a registrare questo video, avevo chiesto a ChatGPT di generare un codice Rust capace di calcolare il punteggio di una partita di bowling. Se vi ricordate, il mese scorso io ho fatto uscire una serie di video di Code Academy speciale in cui vi spiegavo 7 linguaggi in 7 ore, più o meno, poi sono diventate 6 ore. E io, prima di venire qua, ho chiesto questa cosa e vedete il risultato. Ovviamente ancora non ho avuto il tempo di copiare e incollare quel codice in un compilatore Rust e vedere se funziona, però il risultato, diciamo, dal punto di vista visivo, almeno c'è. Ora, tornando alla notizia di oggi, Microsoft vuole integrare ChatGPT in alcuni dei suoi servizi e prodotti. Sicuramente qualcuno avrà sentito già la notizia che Microsoft sta integrando ChatGPT all'interno di Bing, c'è una lunga waiting list. Poco fa volevo vederlo pure io, ma no. Poi, quando sarà fruibile per tutti, lo proveremo. Tuttavia, forse quello che voi non sapete è che Microsoft vuole integrare ChatGPT in altri prodotti di casa Microsoft. E quali sono questi prodotti? Ma lo vediamo dopo la sigla. You can 27. They did that. Free software. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e ancora una volta ho cambiato casa e ancora devo sistemarmi con la fotografia, le luci. Intanto provo questo setup, poi vediamo cosa succede. Oggi vi porto la notizia di ChatGPT che sarà integrato in prodotti Microsoft, ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale. Tra l'altro di recente ho appena passato i 1000 iscritti. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e continuiamo con la notizia di oggi. Dunque, per tutti coloro che usano MS Teams Premium, a quanto pare ChatGPT già dovrebbe essere integrato. Ma Microsoft Teams non sarà l'unico prodotto di casa Microsoft che integrerà ChatGPT. Infatti, Microsoft punta anche a integrarlo sulla suite di programmi di Microsoft 365. Può essere utilizzato per generare dei grafici, tabelle, migliorare il proprio testo e tutte queste belle cose qua. Tuttavia, lo scopo di Microsoft non è solo quello di aumentare con quelle che vengono chiamate in inglese le feature dei loro prodotti e servizi, ma anche di quello di dare una piccola batosta a Google. ChatGPT è fatta da OpenAI, azienda fondata da Elon Musk, che riceve diversi investimenti, ma anche di grosse cifre, da parte di Microsoft. Quindi ChatGPT è vista come se fosse anche una tecnologia che viene fatta in collaborazione con Microsoft. E infatti Google sta puntando al proprio concorrente di ChatGPT che si chiama Bard, che è basato sul loro modello che si chiama Lambda, di cui io vi avevo parlato in questo video diversi mesi fa. Tuttavia Bard di recente ha commesso una gaffe, perché è capitato che una delle sue risposte desse un'informazione sbagliata, dicendo che il telescopio spaziale James Webb aveva scattato la prima foto in assoluto di un esopianeta. E questa cosa non era vera e quindi si trova in svantaggio, Google perde punti in borsa, tutti questi casini qua. Come dice Massimiliano Di Marco di Digital Day, indubbiamente ci troviamo di fronte all'ennesima rivoluzione tecnologica, come fu la nascita di Internet o, che ne so, il rilascio del primo iPhone. Però staremo a vedere quello che succede. Tuttavia, per quello che concerne questo canale, il testo che ho scritto per questo video, vi assicuro che non è stato generato da un'intelligenza artificiale, è stato generato dalla mia intelligenza, che seppur non sarà perfetta, quantomeno la mia.
E quindi, pinguini, io vi ringrazio come al solito per avermi ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video che porto su questo canale e che vi assicuro che neanche quelli sono stati generati dall'intelligenza artificiale. Farò un video in cui qualcosina sarà stata generata dall'intelligenza artificiale, ma in quei casi ve lo farò sapere. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Ghilu!